Alberto Spezzaferro, allora, che ha cercato e sta riuscendoci piuttosto bene a coniugare questa cultura dell'antispreco con il lavoro. Titolare di un negozio che si chiama Si Tenne a Roma. Si Tenne è un omaggio al cinema, un personaggio cinematografico, giusto? Sì, televisivo. Televisivo di un'autrice, sì, regista. Sì, diciamo, esatto. E piaceva tanto a mia madre questo fatto di questa... diciamo chi è? Lo posso dire, certo. Serena Dandini aveva inventato questo personaggio di Miano, una vecchia, diciamo, borghese decaduta, che diceva: abbiamo aperto questi bauli meravigliosi, abbiamo trovato cose bellissime. Si pensava di donarle alle suorine, ma alla fine si tenne. Quindi diciamo che il principio base del nostro negozio chiaramente... Ecco, adesso descriviamolo. Sì. Intanto diciamo che negozio è, poi cerchiamo di capire come sei arrivata a questa idea, perché sì, conta la famiglia e la cultura in cui sei cresciuta. Moltissimo, moltissimo. Allora cos'è, si tenne? È un negozio di vintage dove c'è una sezione forte di abiti d'epoca che vanno dalla fine dell'Ottocento fino al 1980. Addirittura dell'Ottocento. Sì, sono, diciamo, sono di mia proprietà, della mia famiglia, e ho iniziato con quei pezzi, poi piano piano siamo cresciuti. E poi abbiamo una sezione di usato, quindi con i nostri abiti d'epoca facciamo diverse cose, tra cui quello di recuperarli, quindi non gettare niente. E come lo facciamo? Prendendo un abito magari del 1940, 50, che ha dei difetti, e cerchiamo con la sarta di modificarlo senza snaturare l'origine vintage, quindi mantenendo quel tipo, diciamo, di struttura. Per ridargli un'altra vita, una seconda vita. Bravissima, esatto. Ecco, Alberta, io so che qui alla base di tutto, intanto ci spostiamo per vederli, sì, da vicino, sì, c'è una famiglia con una mamma, sì, con dei valori insomma molto, molto forti, sì, cinque figli, sì, a cui ha trasmesso questa passione, ecco, cioè, una passione ma anche dei principi. Sì, io diciamo era normale, sì, per me era normale a casa che il pantalone del fratello maggiore potesse finire a me e non l'ho mai vissuto come una cosa, diciamo... Non si navigava nell'oro, insomma, ma tutto... Sì, ma anche proprio di non sprecare, se un pantalone è ancora buono, c'hai cinque figli, insomma, lo metti da parte e aspetti che entra qualcun altro, credo che sia anche un po' logico, cioè almeno dovrebbe essere logico. Qui io vedo subito una cosa questo meravigliosa. È, sì, questo è meravigliosa perché tessuti così oggettivamente non si vedono più. No, infatti... I quadretti sì, e questa lana... Questa è una lana diciamo naturale, quindi non è trattata, un po' quella che viene utilizzata per i loden inglesi, e noi quando ci portano gli abiti, alcuni li acquistiamo, ecco, e ci investiamo. Ma chi è che li porta? Normalmente sono persone che magari hanno perso da poco un familiare, una nonna, una vecchia zia, e vogliono liberare l'armadio. E a volte li acquistiamo, a volte ci vengono regalati, e in quel caso io cerco di recuperare tutto quello che si può recuperare, dai colletti ai bottoni, se magari il capo non si può proprio fare non altro. Non si butta niente, neanche qui, no, come quando il colletto può sopravvivere da solo e diventare un capo. Esatto, noi l'abbiamo messo su questo abito che fa un po' English style, e volendo si può togliere, quindi l'abbiamo già dei bottoncini, e gli puoi dare due, diciamo, due immagini diverse, una un po' collegiale e un'altra un po' più brioso. Questo vuol dire che lo stesso capo lo puoi mettere due volte senza essere Alberta, riconosciuto. Alberta, io so che ti sei inventata anche... degli abiti da sposa che insomma riescono a sopravvivere. Sì, beh, noi abbiamo cercato di recuperare molti abiti, abbiamo abiti anche del 1930, 1940, dove adesso ci sono pregevoli, bellissimi, veramente non, cose così si vedono raramente. Stiamo vedendo anche altre immagini. Quindi questo sì è un abito che poi abbiamo trasformato, e quindi cerchiamo di... Ecco, adesso vediamo com'era in origine, no? Insomma, sì, un po' diremo dei modelli adesso. Beh sì, diciamo non è proprio che lo puoi mettere tutti, ecco, i giorni, ecco. E lo vediamo adesso. Esatto, che cosa abbiamo fatto con la sarta? L'abbiamo praticamente accorciato, quindi sotto la gonna c'è un mini abito, e dalla stoffa recuperata ci abbiamo fatto una minigonna con elastico, quindi anche la possibilità di più taglie, quindi da una taglia più piccola a una taglia più grande. E può fare una mise, diciamo, completa in questo modo. Altrimenti si può mettere solo la gonna, e abbiamo proposto qui una, diciamo, t-shirt, anche questa vintage, chiaramente, da abbinarci. Ma diciamo che sei una vera e propria stilista, in un certo senso. Beh, cerco di non buttare, cioè mi fa tenerezza l'idea che quell'abito appartiene da una persona a una persona, c'è cioè una storia dietro. È la storia degli oggetti che tu rispetti. Allora, c'è moltissimo il vestito nero che abbiamo qua, lo stiamo vedendo, anche qui è un vestito che magari, insomma, allora, ha avuto il suo periodo glorioso, però adesso così è Diciamo che è un po' triste, quindi noi abbiamo, realmente, diciamo, il pezzo sul quale abbiamo lavorato è la gonna, che come vedete è bella, è un materassé, che è una stoffa particolare, sembra un po' quella del materasso, per capirci,
e abbiamo ricavato un tubino con l'orlo che, come vedete, era molto lungo. Abbiamo ricavato le spalline che possono essere messe ed è così. È diventato proprio un abito da sera. Sì, secondo me godibilissimo. Senti, ma che soddisfazione ti dà proprio far sì che questi oggetti non finiscano scartati, ma che rivivano perché sono belli? Tantissima, è una grandissima soddisfazione, che soprattutto quando tu trovi una donna che quando lo indossa capisci che ha trovato un'altra anima. Cioè è interessante questo processo di trasferimento. E dietro poi, tra l'altro, tutto questo, no? Non c'è soltanto il non sprecare gli abiti, ma non sprecare anche i tuoi talenti, perché questa attenzione al bello nasce anche da una donna che ha studiato storia dell'arte. Sì. Che quindi tutto amo le cose dentro. Belle, diciamo, tendenzialmente mi piacciono le cose belle, ma antiche, anche fatte anche retro. Io sono sempre stata un po' retro rispetto alle mie compagne, non sono mai stata una di tendenza, però questo, perché dietro la moda, diciamo, ci sono anche delle imposizioni al cambiamento continuo, al consumo, no? Sì, quello molto, che diciamo con Cianciullo, molto io la sono tua una resistenza, ma direi di sì, perché posso dirlo, noi abbiamo nell'usato anche diciamo delle marche pregiate, ok? Noi non andiamo a dire, allora, nel momento che una cliente dice vabbè, ma io questo vorrei farlo un po' più stretto, oppure vorrei, ogni volta che metti mano su un capo industriale, per quanto tu l'abbia potuto pagare di grandissimo nome, non è il risultato che ti dà un tu addirittura sartoriale. Hai utilizzato gli orecchini per abbellire le scarpe. Sì. Cioè, eccoli là. Sì, esatto. Queste scarpe sono scarpe uniche a questo punto. Sì, sono di seta queste scarpe. Gli orecchini già sono delle scarpe. Delle clip 1960 smaltate. Ormai la clip, diciamo, non la porta quasi più nessuno. Però perché gettarli? Li mettiamo sulle scarpe, li recuperiamo e diamo un tono diverso. Alberto, allora, io vorrei capire, no? Sì. In questa tua attività, il desiderio di rendere vita alle cose, anche passare un messaggio alle tue due piccole gemelle, sì. Quanto è faticoso tenere in piedi un'attività di questo genere in un momento in cui tocchiamo con mano le difficoltà della crisi? È difficile perché ti trovi a scontrare con una realtà comunque dura, quella commerciale, quella, diciamo, che ti richiede anche però a livello amministrativo, burocratico. Però noi resistiamo, nel senso ci crediamo finché abbiamo delle clienti che ci sostengono e che ci aiutano anche a fare questi tipi di risultati, perché lo devo anche a loro, posso salutare la sarta veloce. Sì, grazie, perché c'è un laboratorio di donne. Grazie Elda, sì, la nostra è una famiglia allargata dove non ci sono veramente legami di parentela, però è una conduzione un po' una familiare. Famiglia. Sì. Allora io ti ringrazio, hai una nuova cliente, ne avrai sicuramente in redazione, ce ne saranno tante. Grazie.